Vince il Pergo, batte il Cesarano 3-1, siamo con Paolo Curti. Allora Paolo, una partita giocata bene dal Pergo, però con qualche apprensione risolta nel secondo tempo. Sì, beh, impensabile di non averne nessuna nell'arco di una partita, però credo che ci sia stato veramente una grande volontà di andare a riprenderla, e i ragazzi hanno messo tutto quello che avevano, perché sembrava rocambolesco il fatto di avere guadagnato un uomo e poi andare sotto, però guardandoli in faccia a inizio ripresa ero più o meno certo che ce l'avrebbero fatta, perché avevo veramente una grande convinzione di vincere la partita, neanche di andare solo a riprendere ma di vincerla. Ero abbastanza sereno, certo che però poi devi trovare la giocata, devi trovare il gol, e sono stati bravissimi. Credo che i gol siano di fattura ottima, adesso stanno bene davanti e siamo tornati a fare tanti gol, avere una media alta di occasioni, insomma. Ho la sensazione però che insomma le assenze di Manzoni e Tonon magari alla lunga si fanno sentire oggi, forse un po' più di qualità in mezzo, un po' più di cambi ci volevano. Ma no, io ho visto una partita dove abbiamo per assurdo nel secondo tempo concesso due o tre tiri da fuori così, ma nel primo tempo non fanno nulla, c'è quell'episodio del rigore, per il resto hai cercato, governato palla, hai cercato di trovare imbucate, sono state due o tre occasioni, una di quelle va dentro, colpo di testa di Boschetti a tu per tu, il gol annullato, poi due o tre volte siamo arrivati lì in zona. Il mancato controllo di Bodini, uno contro uno col portiere, se la controlla bene, così, per cui cioè, ci sono anche gli altri, le partite, l'importante è farle bene, noi l'abbiamo fatta bene dall'inizio alla fine e credo legittimando poi alla fine il risultato. Una cosa sui cambi, Calvaruso, magari Maietti, magari in tribuna ce lo aspettavamo qualche minuto prima. Ma sì, ma in verità non lo volevo neanche cambiare, poi l'ho visto particolarmente stanco perché stavo lavorando bene nelle due linee, era quel giocatore che si girava bene sotto gli attaccanti e gli creava difficoltà. In fase difensiva pensavo di levare Boschetti e tenere Mattia e Xamin davanti alla difesa, per cui per assurdo eravamo più protetti levando anche un centrocampista, cosa che abbiamo fatto dopo con Pedrabissi, però anche Bosch era molto stanco, per cui entrambi meritavano insomma di 10 minuti di riposo. Portiere invece è questione fisica? Ma diciamo che la componente è poco chiara, nel senso che io mai avrei cambiato un ragazzo che ha fatto un errore semplice, sì, lui mi ha chiesto, non era tranquillo probabilmente, quel dirmi non sto bene, non capisco non, se è una componente organica o mentale, anche perché dovevamo pensare a mettere a posto le cose, e nel momento in cui mi dice così non vado ad approfondire, poi gli chiederò spiegazioni magari più in là.